Teatro della Concordia di San Costanzo è stato proiettato in anteprima L'attimo di vento del giovane regista Nicola Sorcinelli. Nicola, com'è nato questo progetto? Allora, innanzitutto è un musical, quindi è stato leggermente più difficile rispetto ai miei lavori passati appunto per questo, perché c'è stata un lavoro dietro un po' più complicato, appunto essendo un musical. Poi considera che è un film d'epoca in costume, quindi tutta una ricostruzione storica che è fondamentale in questo tipo di film. È nato che avevo una grandissima voglia di sperimentare il musical, perché ero uscito dalla sala delle Miserables e mi sono detto no, devo per forza fare un musical, perché mi era proprio rimasto dentro. Quindi ho iniziato a scriverlo, poi ho contattato i musicisti e poi sono arrivato a Noemi, che è la protagonista, e Oscar. Li ho contattati, loro vengono dal musical teatrale, l'opera. Sono due attori straordinari, come avete potuto vedere. Quindi il loro accettare subito così su due piedi mi ha riempito di orgoglio. Oscar Nini, com'è stato collaborare con Nicola? Per me innanzitutto è stata una novità, perché per me è stata la primissima volta dietro una telecamera. E poi sono entrato subito in sintonia con lui, vuoi perché siamo quasi coetanei, vuoi perché insomma c'era la voglia di far venire bene un lavoro con un'idea geniale che insomma Nicola ha portato poi a farci vedere. Sì. Un'esperienza positiva. Positivissima, direi, da ripetere. Noemi Smorro, invece, com'è stato collaborare con Nicola? Un'occasione unica che mi piacerebbe poter ripetere, perché ho avuto proprio la sensazione di essere dentro qualcosa di veramente bello e essenziale. Quindi facciamo un augurio a Nicola, no? Lo rivedremo per un lungometraggio. Me lo auguro con tutto il cuore, se lo merita.